Care amiche ed amici di Spreaker, eccomi di nuovo tra voi, sono il vostro Sant'Enchan e vi prego di scusarmi se non vi ho fatto i miei migliori auguri di Natale a Natale, non ho avuto tempo, li ho caricati nel mio canale Sant'Enchan di YouTube. Però adesso che ho l'opportunità di radiotrasmettere, vi faccio i miei migliori auguri perché possiate continuare ad avere delle buone feste che mi immagino e spero siano state buone fino adesso. Non vi ho trascurato, in futuro farò dei nuovi programmi radio, è solamente che devo trovare una nuova forma di registrare per non annoiarvi tutti quanti. Per questo che sto trascurando un po' a Spreaker, per migliorare la qualità dell'offerta radio. Sto vedendo tutti i cambiamenti che ci sono stati in Italia con il movimento dei forconi e tutte le rivoluzioni politiche che non riesco a comprendere da qua lontano, ma che osservo con grande sbigottimento e stupore. E ho manifestato le mie idee in YouTube, dove potrete incontrare dei video nei quali commento e opino su tutto quello di cui ascolto, per quanto mi è possibile. Quindi mi raccomando, guardate i miei video in YouTube, perché così io condivido con tutti voi le mie interpretazioni. E poi mi raccomando, se potete, fate clic nei banner pubblicitari, perché io sono disoccupato, avrei da 12 anni voluto essere scrittore e in questo modo magari inizio ad avere un'attività, mi piacerebbe guadagnare 2 lire. E poi commentate i video, magari se volete che parli di qualcosa in Spreaker o in YouTube, fatemelo sapere. Potrete trovare un mio profilo Sant'Enchan incluso in Orkut, Twitter e tanti altri social media. Cercatemi in Orkut. Non so come funziona Orkut, penso che funzioni come Hi5, nel quale ho anche un account. Quindi sto anche in Hi5. Beh, qua fa molto caldo, forse faranno 30 gradi e sono le 11:50. Là invece devono essere le 15:50 o le 14:50 e deve fare molto freddo con rispetto a qua. Qua in pratica se stai al sole ti cucini il cervello. Mi raccomando, tenetevi in contatto con me, fatemi sapere i vostri gusti, i temi dei quali vorrete sentirmi parlare. Forse questo pomeriggio carico qualcosa in SoundCloud, dove ho 2 profili. Beh, ringraziandovi di tutto e augurandovi fin da adesso buon anno nuovo, nel caso io non dovessi trasmettere nulla fino a gennaio, come non credo, vi mando fin da adesso i miei migliori auguri di anno nuovo. E spero che abbiano un miglior anno nuovo Laura Pezzino, Amelia, Elo Viola, Mimmo Corcione e soprattutto te, Marco Travaglio, che ti ho trovato in SoundCloud. Buon anno nuovo e non mi stancherò di dirti che se hai bisogno di un giornalista, un collaboratore per il tuo fatto quotidiano, io che sono disoccupato ed incensurato, sono disponibile a collaborare con te, anche perché ho sempre voluto fare lo scrittore, il giornalista, fin dai 12 anni e quindi ti seguo fin dagli anni 90 e ho letto anche la Seconda Guerra Mondiale di Indro Montanelli, che a volte mi sbaglio e dico Idro Montanelli, ho letto la Seconda Guerra Mondiale di Indro Montanelli, i giornali che a volte le redazioni che scriveva e quindi
sono un travagliologo, quindi quando mi vuoi come collaboratore del Fatto Quotidiano, fammelo sapere, io sto qua, eh? Non ti scordare di me. Vabbè, allora un saluto a tutti, un abbraccio, un affettuoso saluto dal vostro Senten Chan e speriamo che il 2014 sia migliore come anno del 2013. Altrimenti, perché cambiare d'anno? Ce ne resteremo nel 2013, non vi pare? Arrivederci e in bocca al lupo. Ciao.